Mi chiamo Lorenzo e sono un viaggiatore. Il mio progetto si chiama Vostok 100K. Viaggio col mio vecchio camper, ma anche a piedi. L'importante è raccontare. Queste sono le Vostok Drops, piccoli video pubblicati sui social nel corso dei miei viaggi. Tutti, Vostok 100K Social Trip continua a ricevere suggerimenti sui posti da visitare in questo viaggio on the road a bordo del mio vecchio camper in Sicilia. E oggi, grazie ai consigli di qualcuno di voi, sono venuto a Noto Antica. Noto Antica che fu distrutta da un terremoto nel 1693 e di cui resta ben poco. Qui potete vedere, in questa valle si procede fra gli alberi e di tanto in tanto si può trovare un rudere, si possono trovare dei massi che evidentemente costituivano case, chiese. La antica Noto si trova proprio sul crinale, fra due valli, sul crinale di una montagna. E fra gli edifici che si possono visitare, quello cui si può usufruire meglio, qui potete vedere il cortile dell'eremo, l'entrata. Adesso mi trovo nell'eremo e procedendo si possono vedere tutte le celle che dovevano essere dei monaci che abitavano qui. Il posto è molto suggestivo. Questo è il cortile interno dell'eremo. C'è ancora una chiesa di cui restano i fregi baroccheggianti. Ma quello che tocca di più il cuore in questo posto è proprio il panorama che si può vedere da qui. La cosa bella della Sicilia è proprio questa. In ogni valle, in ogni luogo, basta avventurarsi per strade poco battute, è possibile imbattersi in conventi, in ville. In Sicilia hai sempre la sensazione che il tempo si sia fermato. Si sia fermato al tempo dei ciclopi, si sia fermato al tempo di Mazzarò o del Gattopardo. Sempre questa sensazione di tempo congelato. È una terra da sogno ed è giusto che nei sogni il tempo si fermi da qualche parte e ci lasci immaginare tutto quello che fu, solo che possiamo viverlo ad occhi aperti. Bellissima Sicilia, bellissima. Vostok 100K Social Trip continua, aspetto altri consigli. Grazie ancora.